24 gennaio, giornata internazionale dell'educazione e dell'apprendimento. Istituita per sensibilizzare i Paesi membri dell'ONU ad un maggiore impegno della realizzazione dell'obiettivo numero 4 dell'Agenda 2030. Fornire un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di apprendimento per tutti. L'istruzione è riconosciuta dalle Nazioni Unite come bene da garantire a tutti, necessaria per ottenere miglioramenti significativi nella salute, nella crescita economica e nell'equità sociale. L'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recita: «Ogni individuo ha diritto all'istruzione, che deve essere gratuita ed obbligatoria almeno per le classi elementari». L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali. Essa deve promuovere comprensione, tolleranza, amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. Al comma successivo dell'articolo 26, la Carta riconosce ai genitori il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai figli. Solo attraverso l'istruzione i paesi più poveri potranno raggiungere l'uguaglianza ed interrompere il ciclo di povertà che lascia indietro milioni di bambini, giovani e adulti. L'istruzione tecnica e professionale deve essere alla portata di tutti. L'istruzione superiore è ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.